lavoro impeccabile come sempre. E tutte le aspettative sono state soddisfatte. Ti contatto io quando ci verrà assegnato un altro incarico e dove saranno richieste le tue doti straordinarie. Kurt. Che succede? C'è un problema. Non è la tua solita suoneria? No, non è questo, è un cellulare nuovo. Nessuno ha il mio numero. Che è successo alle foto? Cosa? Le foto non sono nell'ordine giusto. Qualcosa non va. Mi dispiace, ma non c'è niente che possiamo fare per ora. Per caso hai ricevuto qualche chiamata insolita o email di cui dovrei essere informata? No. All'improvviso, buttato in mezzo alla strada. Non è l'esito finale che ti consuma, ma l'attesa. Vuol dire tutto e niente. Hai sentito cosa ha detto quella gente? Lo so, ma questa persona è entrata in casa nostra. E se poi facesse del male a Terry? Forse dovremmo mandarlo a casa dei tuoi. A Chicago? Non permetterò che quest'uomo distrugga la nostra famiglia. Beh, io non prenderei la situazione troppo alla leggera, signora Miller. Ci sono un sacco di squilibrati là fuori. Mi chiamo Sarah Miller. Il tenente Stern sa chi sono. Avrei bisogno di parlare con lui. Non sia possibile. L'agente Stern è morto 5 anni fa. Cosa? Grave denunciare una falsa bomba. Che avete trovato? La sua posta. Nessun pacco che fa tic-tac. Ma c'era questa mattina. Le foto non possono farti del male, ma le persone sì. 9. È lì! Forza! Mi dispiace, non so perché tutto questo stia accadendo, ma lo scopriremo. No, lo scopriremo. Insieme. Ti amo, Sara. Ti amo anch'io. Delle foto non possono farci del male, giusto? No, non possono farci del male.